Il sotterraneo segreto. Sveglia, pigroni! È ora di alzarsi! Marfa? Emma? Noah? Daniel? Sei sveglio? Ehi, mollami! Tu ci metti delle ore, oggi è il mio turno! Eravamo già d'accordo! Daniel! Jack? Oh, scusami, mamma. Vediamo se indovino. È il tuo primo giorno nella tua nuova scuola e non hai niente da metterti. Proprio così, non trovo niente di giusto da mettermi. È fondamentale avere un'aria da tosto il primo giorno. Oh, guarda! Il coniglietto Bibi! Che carina! È sempre stata la tua maglietta preferita. Che sguardo eloquente! Hai notato? Me l'ha insegnato Daniel. Lo so, l'ho riconosciuto subito. Ciao, Daniel, mi puoi aiutare? Allora, prima di tutto fai uno sguardo da duro del tipo a me non importa proprio niente di voi. Sì, niente male. Devi avere sempre l'aria di uno a cui non importa che aria ha. Hai capito bene? Hai messo la maglietta al rovescio. Sì, allora? Ah, adesso sì che ho capito. Ma che cosa mi metto? I tipi tosti si vestono di nero. Wow! Questa sì che è perfetta, è bellissima! Ehi, è la mia maglietta preferita. Oh, ti prego, me la presti, Daniel, è solo per oggi, ti prego, ti prego, ti prego! Va bene, ma attento! Guai a te se me la sporchi, guai a te se me la strappi, guai a te se me la rovini. La rivoglio indietro in perfette condizioni. Con questa sì che sono un tipo tosto. Sono fortunata a non andare nella tua scuola. Da te, se non fai il bravo, ti condannano ai lavori forzati. Ti mettono tutto il giorno a spaccare pietre sotto il sole cocente e non ti danno neanche un goccio d'acqua. Ma dai, non è vero. Un goccio d'acqua te lo danno. E se protesti ti chiudono in una prigione sotterranea piena di tarantole e ti danno da mangiare solo vermi. Basta, no, non dire sciocchezze. Lo sai che in Canada non vivono le tarantole. E questa maglietta che cos'è? La bandiera dei pirati? Jacob il pirata pasticcione! Non sono un pirata! Quando la mette Daniel nessuno gli dice che sembra un pirata! Perché è della sua misura e quindi non gli sventola addosso come una bandiera. Certo, a lui va giusta. E a Jacob dà un'aria da tosto. Eccoci arrivati. Buona giornata, tesoro. Ciao, mamma. Wow! E ora sfodero il mio sguardo, a me non importa proprio niente di voi. Vista! Uffa. Guarda dove vai, sveglione. Ma se sei stata tu a venirmi addosso? Mio cugino conosce un tipo che ha inghiottito dei semi di cocomero e così gli è cresciuta una pianta di cocomero nella pancia. Veramente? E ha conosciuto una ragazza che ha inghiottito una gomma da masticare e ogni volta che respirava le uscivano dalla bocca dei palloni così grossi che quasi le scoppiava la pancia. Tu sei nuovo, anch'io mi chiamo Buford. Io sono Jacob. Buford. E se lo accorci, come diventa? Buford. Buford. Ehi, è il mio nome, non deve piacere a te. È che è strano, non l'ho mai sentito. Magari hai un secondo nome che suona un po' meglio. A dire il vero, sui documenti il mio nome per intero è Buford Orville Gaylord Pugh. Hai ragione, forse Buford è il meno peggio. Ehi, due scimmiotti! Guarda che facce! Questi sono scappati dallo zoo! Non abito allo zoo, ma in una villetta a due piani qui vicino, infatti vengo a scuola a piedi. Mi chiamo Buford Orville Gaylord Pugh, molto piacere. Ah sì? Interessante! E questo mascherino chi è? Lo sistemiamo noi! Ti sistemiamo noi più tardi!
Sembrano simpatici e sono tremendamente grossi. Magari sono giocatori di football. Mio papà mi ha portato a vedere una partita. Mi sono divertito molto, ho mangiato 4 panini e dopo sono stato male. Se questi odiosi mocciosi fanno silenzio, possiamo cominciare! Innanzitutto, mi presento, sono Miss Pico! Silenzio! È con immenso piacere che presento a voi Insetti senza cervello, un uomo assolutamente straordinario, il geniale, l'inimitabile, il delicato, l'intelligentissimo, la vera delizia del genere umano, il Preside Grigi! Applaudite, piccoli birbanti! Chi voi amate? Chi rispettate? Chi è il migliore? Chi dunque adorate? Il Preside Grigi! Il più amato dai ragazzi, tutti qui ne vanno pazzi! Chi è per voi il vostro re? Il Preside Grigi! Più forte, non vi sento! Il Preside Grigi! Sì, sì, lo so benissimo, sono io, il vostro amatissimo preside. E qui alla scuola elementare Prati Secchi, il mio sacro dovere, la mia vera missione, il mio unico obiettivo è insegnare a voi piccoli e inutili mostriciattoli a comportarvi come si deve! Ecco la lista delle nostre poche regole. Vi converrà rispettarle, altrimenti sarà peggio per voi. Vietato starnutire, vietato avere il singhiozzo, vietato starnutire e avere il singhiozzo insieme, vietato ruttare, vietato ridere alla parola ruttare, vietato ruttare, starnutire e avere il singhiozzo insieme, vietato sbadigliare, ruttare, starnutire e avere il singhiozzo insieme, vietato correre nei corridoi, vietato saltare nei corridoi, vietato saltare su piede solo nei corridoi, vietato gironzolare per i corridoi dopo che è suonata la campanella. Vietato il frisbee, lo yo-yo, i rollerblades, lo skateboard. Vietati i sandali, le ciabattine infradito, gli zoccoli, le scarpe col tacco che fa rumore, le scarpe che scricchiolano. Chi è con brutto ceffo laggiù? Il bidello, LLL. Nosco e l'idolè. Zitti, non ha finito! Vietato l'uso di qualunque tipo di riproduttore musicale, vietato cantare, canticchiare o fischiettare nei corridoi, vietati i fermacapelli con i brillantini, vietato l'ombelico scoperto, vietate le magliette strappate, vietate le magliette raffiguranti rockstar e soprattutto vietate magliette raffiguranti qualunque tipo di scheletro o di teschio, chiaro? Ehi, ma tu hai un teschio... Ognuno degli oggetti vietati verrà immediatamente confiscato! Il che significa che se me lo trovo ve lo porto via per sempre! Lo chiudo a chiave in un sotterraneo segreto e voi non lo rivedrete mai più! Sono stato abbastanza chiaro, vero? Chiarissimo, signor Preside Grigi! E adesso cosa faccio? Allora, hai capito? Tu fai la guardia. Sì, tranquillo, ho capito. Starò di guardia a far la guardia. Grigi, Preside Grigi. Sta suonando. Grigi è il preside più simpatico. Rispondi, mamma, rispondi. Mi spiace, in questo momento sono occupata, segreteria. Ma lasciate un messaggio e vi richiamerò al più presto. Vi auguro una magnifica giornata. In Ciao. Guardia, in guardia, sta arrivando Grigi! Mamma, sono io, sono a scuola, ti prego, ti supplico, portami subito un'altra maglietta. Ciao! Oh, Grigi, oh, Grigi, oh, Grigi, al mondo un nome più dolce c'è. Oh, Grigi, Grigi, Grigi. Speriamo che la nostra classe sia meno fatiscente del corridoio. Oh, buongiorno, Miss Pico. Ah, la buon'ora, entrate! Tu come ti chiami? Bufford Orville Gaylor Pug. Cospita. Siediti! E tu? Jacob, Jacob. Jacob, Jacob? No, scusi, no, scusi, solo un Jacob.
Non tenere le braccia incrociate, solo un Jacob. E rimetti quel libro sul banco. Sì, signorina, sì, signorina. Sai che succede a quelli che si comportano male? Certo, lo so, li mandate tutti a spaccare pietre. Hai voglia di prendermi in giro, non è vero? No, mia sorella mi ha detto che... lo spiritoso, ancora una parola e ti metto in punizione. Sai che cosa significa? Che mi chiudete in una prigione sotterranea piena di tarantole e mi fate mangiare i vermi. Adesso basta dire sciocchezze, piccolo sfacciato. Ma io non... Oh, signor Presidente, dimmi che bella sorpresa! E quale privilegio! Non voglio disturbare, Miss Pickle. Volevo solo vedere la classe, continui pure. Bene, stavamo per vedere un filmino. Che bello! Che fortuna, al buio nessuno vedrà la mia maglietta. Jacob, puoi tirare le tende, per favore? Quel ragazzino è decisamente strano. Che cosa vedo sulla tua maglietta? È il primo giorno, non lo sapevo, non lo sapevo. Non c'è scusa che tenga e non faccio eccezioni. Questa maglietta è contro il regolamento. Dammela immediatamente. Questa è la tua punizione, piccolo sfacciato. E non ci sono prigioni sotterranee, né tarantole o altre sciocchezze. Dovrai semplicemente scrivere 1000 volte questa frase. Sono veramente e profondamente mortificato di non aver rispettato una delle giuste e sacrosante regole del magnanimo e sapiente preside Greedy. E prometto che non oserò mai più fare una cosa del genere e che non mi passerà neanche per la testa. Mm-hmm. Se non lo finisci, lo finirai a casa per compito. Ciao, Jacob! Oh? Ti sei perso un buon pranzo. C'era anche il budino al cioccolato. Ho fatto ridere talmente tanto un bambino che nel risucchio gli è uscito il budino dal naso. Buford, ma come hai fatto a entrare da lì? C'è uno spazio vuoto nel controsoffitto. Puoi girare per tutta la scuola. Ti ho portato un po' di budino. Oh, grazie. Oh, il terremoto! Il terremoto! Ma no, Jacob, non è il terremoto. E che cos'è? È il fuoristrada del preside. Ho sentito che diceva che qui la mensa non è abbastanza ricca e che andava a farsi dei cheeseburger. È la mia occasione, devo riprendere la maglietta di mio fratello. Sei riuscito a scoprire dov'è il sotterraneo segreto dove custodiscono tutta la roba confiscata? Stando ai vecchi della scuola, la porta del sotterraneo è nell'aula insegnanti, ma chi ci è entrato non ne è più uscito vivo. Dai, ci hai creduto, l'ho detto per ridere. Buford, devi aiutarmi. Sarà una missione rischiosissima. Andiamo in aula insegnanti, troviamo la porta del sotterraneo, prendiamo la mia maglietta e scappiamo fuori prima che ritorni Greedy. Sì, ci sto. All'attacco! Ganzo! Proviamo di là. Oh, mamma, che orrore! Sembrano degli zombie. Se se ne stanno tutti lì. Shh.
bamboccio! Sono qui per una missione importantissima, quindi sparisci! Non sono un bamboccio e anch'io sono qui in missione. Oui, come no? E quale sarebbe? La tua qual è? Non te lo dico. Nemmeno io. Ciao, René. Hai imparato qualche nuovo salto con lo skateboard? Lei è fortissima con lo skateboard. È per quello che la chiamano René la vipera, perché... Oh, boh, non ho ancora capito bene perché la chiamino René la vipera. E allora dove sarebbe il tuo skateboard? Non te deve importare. Io lo so, te lo ha confiscato il preside Greedy e stai cercando il sotterraneo segreto proprio come me. E va bene, sveglione. Ehi, venite a vedere. Oh, questo quadro è orrendamente brutto. Sì, e guardate, si apre come una porta. Ma non abbiamo la password. Al mondo nome più dolce non c'è. Al mondo nome più... Ma certo, Greedy! Figuriamoci, solo un campione di stupidità sceglierebbe una password così facile. Tutta fortuna. Voi due fate la guardia e io entro. No, caro, tu fai la guardia e io entro. Quella non è la tua maglietta? Non mi fido, non è strano che stia lì appesa sola soletta. Non sarà una trappola? C'è solo un modo per saperlo. Reggiti forte! Per un soffio! Che cos'è? Hai sentito? È la palla di elastici più gigantesca del mondo! Questa scuola è ben strana! Ci vediamo più tardi, bella macchinetta mia. No! 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 No, che disastro! No, che sfortunaccia! L'abbiamo ridotto una frittata, Ganzo! La mia macchinetta! La mia meravigliosa, la mia fantastica, la mia amatissima macchinetta! Chi può aver fatto una cosa così mostruosa? I ragazzi sono tutti fuori a giocare! Cioè, tutti tranne uno, Jacob! Due, due. E ci è rotolata addosso una gigantesca palla di elastici. Ma non avete avuto paura? Lui sì. Lei sì. No, io no. Tu sì. Addio, bamboccio. Vero che sei riuscita a entrare nel sotterraneo segreto? Sì. È vero che c'è un mucchio di yo-yo che arriva fino al soffitto? E ci sarà un milione di album di fumetti. Wow! Ehi, sei uno tosto tu! Uno tosto, sono uno tosto! Questo è il più bel giorno della mia vita! Yuhu! Jacob 2-2! Jacob 2-2! Che fatica essere uno tosto!
oggi per imparare ad essere dei tipi tosti osserveremo un esemplare di Adolescentes Selvaticus. Ma non se li pettina mai i capelli? Se li pettina per ore per sembrare spettinato. Visto gli occhi? Questo è fondamentale. Rivediamo. Forte. La maglietta della rock band è un pezzo irrinunciabile. Le pertucce infuriate, i peperoncini marci. Un vero tosto deve sempre avere la risposta giusta. Dove sei stato? Cosa hai fatto? Che cos'ha la macchina? In giro, niente, non lo so. Ma io se provo a roteare gli occhi come fa lui mi gira la testa. Basta, fuori dalla mia stanza. Per oggi è tutto, alla prossima.